Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. La Direzione Generale della Televisione ha invitato nei nostri studi tre eminenti personalità. Ma non sono venuti. La Direzione Generale della Televisione, rettifico, la Direzione Generale della Federazione, della Giudivisione, della Televisione. Strongest taste, loudest drop, head is filled, the thought unlocked. Mamma, che incubo! Comunque, tranquilli, nessuna missiva dalla Direzione Generale della TV. Però le eminenti personalità, quelle ce le abbiamo anche noi. Scrittori, naturalmente, protagonisti della seconda puntata del terzo ciclo di Rete 8 Libri, il resoconto televisivo degli incontri letterari promossi dal Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino nella libreria Coop. E se state sentendo un profumino, sì, parliamo anche di cucina. Ieri sera abbiamo servito questo. Un avvilente asparago stracotto. In questo ristorante la cucina non è un vecchio e stanco matrimonio, ma una relazione sempre viva e appassionata. Ilaria Grasso, tante volte qui per presentare gli autori, e adesso sei dall'altra parte, quindi in veste di scrittrice e quindi in veste di intervistata da me, perché ti tocca. Una bella avventura è Il viaggio d'amore del tonno, Lupi editore, racconti di storie per lo più d'amore, però accompagnate da queste magnifiche ricette dello chef Sebi Conegliaro. Allora, intanto raccontiamo com'è nata questa idea di abbinare i racconti alla cucina e alla cucina siciliana. Il progetto è nato molto per caso è perché è collegato a una mia attività che svolgevo con maggiore impegno, maggiore dedizione fino a un po' di tempo fa, un'attività di speaker radiofonica, e quindi è la prima volta in assoluto che intervistavo e parlavo di cucina con un mio ospite. È nata un'amicizia profonda, sebbene noi siamo distanti geograficamente, lui è a Siracusa appunto, invece io sono appunto qui a Pescara. È nata questa collaborazione perché lui aveva l'abitudine, dopo questa intervista, proprio perché nacque subito una bella amicizia, di mandarmi in privato su Messenger di Facebook delle ricette a cui abbinava delle foto. Tu metti proprio all'inizio, nell'introduzione, una sorta di stretto legame, un parallelo fra l'amore e la tavola. Sono sicuramente due modi per sopravvivere, per dare continuità alla specie. Il cibo, lo stesso cibo che appunto la madre offre al suo piccolo con l'allattamento nei primissimi mesi di vita, e poi come cresce appunto con le ricette che prepara molto amorevolmente. La stessa cosa avviene poi, quindi nutrimento come vita, la stessa cosa avviene nell'amore, nel rapporto a due finalizzato a creare una famiglia, la procreazione, non sempre la procreazione in senso di figli da un punto di vista materiale, ma anche come procreazione, ecco, creazione di idee, di progetti assieme all'altra persona con cui si decide di stabilire un cammino di vita. Quindi amore in questo libro trattato in tutte le sue forme, un amore universale che non necessariamente tra uomo e donna, ma può essere appunto anche tra due uomini, può essere tra una madre e un figlio adottivo, può essere tra due amici, un amico e un'amica che si incontrano e mettono in comune le loro, diciamo, disavventure. Troppo gracile per giocare con le amichette, Isabella trascorreva le sue giornate in cucina con la cuoca di famiglia. Crescendo, diventò una ragazza timida ma stupenda, capace di far sciogliere i palati e i cuori degli uomini. Fu amore al primo assaggio. Nel caso ad esempio di Maddalena e Armando, che è la storia a cui sono particolarmente affezionata, Armando che
È un uomo anziano che ha l'amicizia di questa giovanissima donna che è una colf, Maddalena, come appunto la Maddalena del Cristo, che riscatta se stessa attraverso proprio questa amicizia e la difesa di questa persona che ha un cuore puro, come appunto anche nel Matto, la canzone di André, era celebrata questa cosa, questo concetto, che ha la disavventura di avere un mondo nel cuore e di non poterlo esprimere con le parole. Per stupire mezz'ora basta un libro di storia, io cercai di imparare la Treccani a memoria, e dopo maiale, Majakovskij malfatto, continuarono gli altri fino a leggermi matto. Nella premessa faccio tutto un excursus su quello che rappresenta la mattanza, che rappresentava soprattutto tempo addietro per i siciliani, quindi anche la possibilità di sopravvivere, il sostentamento, la morte del tonno, il sacrificio del tonno che credeva di compiere un viaggio d'amore perché risaliva appunto le correnti del Mediterraneo in aprile per andarsi ad accoppiare e deporre le uova, però era un po' come noi, ecco, io faccio un paragone che sicuramente è drammatico se vogliamo. L'illusione dell'amore, l'amore è vita, l'amore è procreazione, l'amore è sostentamento, ma spesso è illusione. È scrittore ormai arrivato ma sempre in crescita ed è uno scrittore che individuato diciamo, nel Cultivar di Talenti di Sabotage, edizioni E.O. La scelta del buio, bentornato a Pier Giorgio Pulici. Grazie mille, è un piacere. Un tour, mi dicevi, forsennato, che ti porta insomma, a incontrare tante persone e in poche ore ad andare da una città all'altra per parlare di questo libro che è una seconda storia, già uscito sempre per la serie I Canti del Male, I Canti dell'Innocenza e adesso siamo alla scelta del buio. Questa volta la storia è particolare perché si apre ancora con Vito Strega, ma con un caso di quelli che un poliziotto non vorrebbe mai trovarsi ad affrontare, cioè la morte, forse suicidio, forse no, di un suo collega. Sì, è un'indagine che nessun poliziotto ama prendere, è un fascicolo che nessun poliziotto vorrebbe avere sulla propria scrivania, perché ti porta a farti comunque delle domande molto intime anche sul tuo modo di lavorare, sulla tua operatività, sull'approccio che hai verso il lavoro. Perché è un lavoro molto complesso e spesso tutto il male che vedi, tutto il buio che vedi in qualche modo ti rimane dentro. E quindi il romanzo in realtà va a esplorare questo limite che tutti noi dentro abbiamo quanto a violenza che possiamo esperire, di cui possiamo essere testimoni. Probabilmente questo poliziotto che apparentemente si è suicidato, un ispettore della omicidi, ne aveva viste troppe nella sua carriera, era un veterano all'omicidi, 12 anni di servizio che nella realtà è quasi impossibile perché quel lavoro lì richiede un turnover molto serrato, molto veloce, invece lui era rimasto proprio quasi per passione in quell'incarico lì, quindi è stato a contatto col male vero, con crimini parecchio violenti, quindi quasi tutti i suoi colleghi pensano che si sia tolto la vita perché ne aveva viste troppe, aveva visto troppa malvagità. Strega invece nota delle incongruenze, questo suicidio le sembra un po' troppo da manuale, troppo perfetto e allora va a scavare un po' più a fondo a costo di indagare un po' alle spalle dei suoi superiori. Proprio fra le prime pagine del libro una delle frasi che rispecchia quello che stavi dicendo è: il male ti cambia. Per chi ne vede tanto, la possibilità di essere modificato è ancora di più aumentata. Esatto, questo è lo spirito un po' di tutta la serie I Canti del Male. Io parto dall'assunto appunto che il male cambi le persone, ne muti la psicologia, ne smussi un po' la morale. La domanda che rivolgo ai lettori, e lo scopriremo assieme se questo è vero, è se appunto una persona che è particolarmente esposta al male per il mestiere che fa, quindi come un poliziotto, subisce questa trasformazione in modo più veloce o in qualche modo le proprie barriere morali impediscono questa sorta di contagio del male. Quindi insieme ai lettori scopriremo come Vito Strega, caso dopo caso, canto dopo canto,
viene mutato dai casi che segue, delle indagini che prende, o se invece riesce a resistere, riesce a rimanere ciò che è, ovvero un poliziotto integerrimo che mette sempre la vittima al primo posto nella scala delle priorità a qualsiasi costo. Lui è disposto ad andare fino in fondo pur di fare giustizia per le vittime. Vargas ha delle strane idee sui sistemi della polizia. Non gli importa molto che un assassino venga impiccato o meno, purché si segua la... Non credo che un poliziotto debba agire come un cane da presa nel perseguire i criminali, no. Nei paesi liberi il poliziotto fa rispettare la legge e la legge protegge tanto il reo che l'innocente. È duro il nostro mestiere. Non c'è dubbio che lo sia, deve essere duro. È facile solo dove comandano i dittatori, questo è il punto, capitano. Chi comanda, dica, il poliziotto o la legge? Un po' come nel caso dei medici, anche nel caso dei poliziotti, ma insomma delle forze dell'ordine in generale, viene da pensare che ci si possa abituare al male, no? Secondo te ci si abitua al male, cioè ci si fa il callo, come si dice volgarmente, oppure il segreto per fare bene il proprio mestiere, e intendendo con questo per rimanere un essere umano e quindi mettersi in empatia con gli altri esseri umani, cattivi o non cattivi, è quello proprio di non abituarsi al male? Credo che bisogna trovare una via di mezzo, nel senso c'è una sindrome particolare, si chiama sindrome da burnout, una sindrome clinica che va a colpire alcune categorie professionali. Tu hai citato i medici possono essere una di queste, infermieri, insegnanti, assistenti sociali, forze dell'ordine, quindi polizia, carabinieri, militari, funzionari della protezione civile, operatori della protezione civile. Tutte quelle persone che si trovano ad avere a che fare con il dolore altrui, con situazioni al limite e in cui sono portati a livello di moti dell'animo a empatizzare con gli altri e a farsi carico in qualche modo dei problemi altrui. Alla lunga questo stanca, alla lunga ti usura, sono dei lavori che ti usurano. Io parlo di questo in realtà, affronto la sindrome da burnout in ambito poliziesco, quindi come accade, cosa accade a questi poliziotti, soprattutto quelli che lavorano in alcune sezioni molto particolari, tipo la omicidi o la sezione postale che si occupa anche di pedofilia, di pedopornografia, quindi quanto stare a contatto con stress psicosomatici molto forti alla lunga ti porta a erodere il tuo stesso animo umano. Credo che sia anche sbagliato porre troppo barriere tra te e le altre persone, perché in un lavoro così complesso e particolare l'empatia invece è molto molto importante. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, non è facile. No, infatti è davvero un gioco di equilibrio. Tu descrivi una situazione di lavoro nell'ambito appunto della polizia complessa, tanti rancori, tante anche meschinità se vogliamo in questo ambiente. Mi chiedo, viene vista bene dalla polizia? Ho avuto delle critiche per questo o comunque ci sta perché siamo esseri umani e quindi qualsiasi ambiente di lavoro può riservare questo tipo di comportamenti? Guarda, ha due dimensioni di risposta alla domanda. La prima è che in realtà un commissariato di polizia, una questura, sono un microcosmo simile a tantissimi altri ambienti di lavoro, quindi trovi sempre il carrierista a tutti i costi, la rivista, quello che cerca di farti le scarpe, le gelosie, i tradimenti per qualche avanzamento di carriera. C'è un fenomeno stranissimo in Italia che non c'è in nessun altro paese d'Europa, cioè noi abbiamo la percentuale più alta di poliziotti e carabinieri scrittori che scrivono del loro lavoro, quasi che volessero in qualche modo raccontare la complessità e la quotidianità di un lavoro che spesso purtroppo è messo un po' alla berlina anche nell'immaginario comune, collettivo, perché è un lavoro sottopagato, è un lavoro in cui tu ti trovi a essere cuscinetto tra lo Stato e il malumore della gente, della popolazione. Rappresenti, indossando una divisa, in qualche modo lo Stato. I rapporti con la polizia in realtà sono molto buoni, perché ho vinto un premio, per me molto prestigioso, che è il premio Franco Fedeli, che viene dato da una giuria di esponenti delle forze dell'ordine che ogni anno scelgono l'investigatore letterario che secondo loro rispetta di più quelle che sono poi la verosimiglianza delle procedure operative, investigative, il vero poliziotto, diciamo così. E io l'ho vinto proprio con Il canto degli innocenti, quindi con Vito Strega.
Italia. Mi ha fatto davvero tantissimo piacere, un grande riconoscimento. L'ennesima dimostrazione che insomma, il poliziotto che funziona e che piace e che diventa anche credibile è quello più sfaccettato, cioè che non è solo l'eroe ma è anche l'antieroe. Vito Strega è per certi versi un eroe, però è anche un poliziotto che ha commesso degli errori. Per esempio gli è capitato di sbagliare in alcuni casi quando era più giovane. Preso dalla frenesia, era appena uscito dal corso per commissario, preso dalla frenesia di arrivare subito a dei risultati, gli è capitato anche di mandare, di fare degli errori procedurali e mandare in libertà un assassino che poi ha colpito di nuovo. E questo l'ha segnato profondamente, l'ha reso ora che è un poliziotto maturo, un uomo ossessionato invece dai dettagli, dalla paura di sbagliare, dalla volontà di preservare a tutti i costi le vittime e di impedire che una cosa del genere possa accadere di nuovo. I poliziotti prima di tutto sono uomini e donne, con tutte le loro fragilità, debolezze e anche i loro ovviamente lati eroici, lo spirito di servizio, il senso del dovere, però sono uomini, quindi credo che sia anche dovere poi dei romanzieri dipingerli come persone, non come supereroi. Al di là poi del ruolo del poliziotto c'è la testa di Vito Strega che viaggia parecchio e che spesso si trova insomma, in difficoltà a guardare se stesso. Sì, è un po' la sindrome da psicologo. Lui prima di essere poliziotto è stato psicologo clinico per diversi anni, è anche autore di un testo di criminologia, La mente criminale, che viene adottato in alcune facoltà di criminologia. Quindi lui ha un'impostazione in realtà da scienziato dell'anima, non tanto da poliziotto d'azione, ma più è un poliziotto alla Maigret, più deduttivo, più cerca di contestualizzare il delitto ed è molto interessato più al perché le persone abbracciano la devianza, abbracciano la criminalità, quali sono le leve psicologiche che ti portano al crimine, al delitto. Quindi questo lo rende sicuramente un poliziotto molto molto particolare. Essendo uno psicologo però è molto bravo a leggere le anime altrui e non tanto a leggere la propria, nel senso che ha diverse zone d'ombra. La scelta del buio, siamo alla 2 di questa serie, poi? Poi si proseguirà perché in realtà la serie, nella mia mente perlomeno, è composta da 13 canti. Ogni canto andrà ad analizzare un tema diverso, un aspetto diverso del male e l'idea è quella di avere alla fine una sorta di mosaico su quella che è la follia umana, la perversione umana in tutte le sue sfaccettature e soprattutto vedere come questa odissea nel male cambia il nostro Ulisse, cioè Vito Strega, a livello psicologico. Non è il tuo unico investigatore poliziotto, ti chiedo se è il più simpatico, mi sembri particolarmente trasportato da Vito Strega. Sì, è quello che, con cui, come dire, ho più punti di comunanza. Quello che veniva prima, Biagio Mazzeo, era un poliziotto completamente agli antipodi rispetto a Strega, sicuramente un poliziotto d'azione, però anche un poliziotto cattivo che non lesinava in metodi spicci, diciamo così. E quindi anche il suo retroterra culturale era esattamente all'opposto del mio. Con Strega invece condividiamo un po' la passione per la psicologia, per l'esplorazione dell'animo umano. Io ormai Vito Strega lo vedo, ho la sensazione che lui abbia parlato fino adesso di una persona che ha conosciuto e anche molto bene, con cui magari è andata a bere una birra al bar, al pub o non so dove, e che gli ha raccontato anche un po' di fatti suoi, quindi vedere questo in carne e ossa è sicuramente, posso dire, il timbro di un buon scrittore. Ti ringrazio, ma guarda, io credo che il segreto nella narrativa sia considerare i personaggi proprio tu come scrittore, non come dei personaggi di carta ma come delle persone. Se tu inizi a pensare a loro come delle persone, allora iniziano a prendere carnalità, tridimensionalità e iniziano anche a vivere di vita propria in qualche modo e tu devi semplicemente raccontare le loro avventure. C'è già un titolo per il 3? Dovrebbe essere L'illusione del bene, speriamo che non me lo cambino come spesso accade. Come spesso accade, non lo cambiate, editori, non lo cambiate perché è bello L'illusione del bene. Grazie per giù. Grazie a voi, grazie davvero. Sai quel che diceva quel tale? In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e i Rinascimenti. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio...
Erika, ancora consigli di lettura per i nostri prossimi appuntamenti, sia qui alla Libreria Coop del Centro d'Abruzzo che naturalmente su Rete 8, perché come sempre poi verremo a conoscere gli scrittori ospiti della libreria. Chi incontreremo? Allora, incontriamo tanti nuovi autori, anche per tutti i gusti. Il 19 ottobre, sempre alle 18, avremo con noi Enzo Verrengia, che ci presenta l'ultimo libro pubblicato con Pellegrini Editore, Millennial, Viaggi nel futuro presente. Millennial è un aggettivo che identifica i giovani nati dal 90 in poi. E in questo libro lui insomma narra un po' di fatti, di cose che vanno dal giornalismo al romanzo, insomma racconta un po' anche le sue storie, un po' un libro anche autobiografico, quindi che spazia in tanti temi trattati. Sì, di una generazione che, insomma, di cui si parla molto, che viene definita o la più sfortunata o la più fortunata a seconda dai punti di vista, sicuramente una generazione diversa dalle precedenti, perché diversa è stata la storia. Esatto. Il 20, sempre ottobre, alle 18 abbiamo Roberto Salerni che ci presenta per Edizioni Il Viandante Jackpot dell'Anima. È un romanzo in cui si narra la storia di quest'uomo, di questo medico importante, insomma, che ha tutto, che ha un bel lavoro, una bella famiglia, che si ritrova a essere vittima del gioco. Quindi lui racconta la sua storia, in cui dice che era impossibile smettere di giocare, nonostante i sensi di colpa, nonostante sapesse che insomma era sbagliata questa cosa. Proseguiamo con il 21, quindi abbiamo una settimana molto intensa. Ci sarà Viola Foscari che ci presenta Tearanno, che ci presenta, scusate, Viola Foscari. È la storia di una donna bellissima, di una donna 49enne che ha tutto, ha una bella famiglia, dei figli, con cui però ha un rapporto abbastanza complicato, sia con il marito che con i figli. Quindi una donna che ha tutto, ma in realtà non ha l'amore, non ha la passione. Lo troverà con un ragazzo che ha praticamente l'età di suo figlio, quindi è una storia abbastanza... Quello che oggi si chiamerebbe il toy boy. Esatto. Non lo volevo dire, magari è amore, non è proprio così, esatto, riduttivo. È una storia d'amore, diciamo che comunque è una bella storia d'amore. Come with me.